Giovani provenienti da tutta l'Italia meridionale si sono dati appuntamento a Pagani presso la Basilica di Sant'Alfonso Maria dei Liguori per il primo incontro dei gruppi della PGVR Pastorale Giovanile Vocazionale Redentorista. La PGVR promuove una programmazione creativa, partecipativa, flessibile, adattabile, piacevole ed appropriata alla crescita, una calorosa famiglia intergenerazionale e multiculturale. I giovani oggi si sono incontrati qui a Pagani, nella nostra comunità, nella Basilica di Sant'Alfonso, per vivere un bel momento insieme. Sono i giovani che provengono dalle nostre realtà parrocchiali e non dell'Italia del Sud, di noi redentoristi. Ed è un momento molto significativo perché si sono fermati un po' a riflettere sull'ultima esortazione del Papa, rivolta proprio al mondo giovanile, Christus vivit, cioè Cristo vive, vive nelle nostre realtà, ci vive accanto, passa, e noi il compito soprattutto di poterlo guardare, incontrare e scoprire laddove a volte è un po' nascosto. È un giorno, dicevo, necessario, anche perché quando si ci ritrova insieme, soprattutto come giovani, si sperimenta la forza di quest'età nel proseguire, nel vivere quello che è proprio la dinamicità, la bellezza dell'incontro con Lui e anche nella possibilità di testimoniarlo. Oggi noi assistiamo un poco a tante realtà che distolgono da quello che è il volto di Cristo. Ecco, questo è un giorno in cui un attimo ci fermiamo come realtà giovanile, che in effetti seguiamo anche a livello provinciale, per poter riprendere anche fiato, poterci riscoprire un'unica realtà e camminare insieme. Pagani oggi è una città in fermento per vari motivi, profani e religiosi. Per noi è il primo incontro della pastorale giovanile per quest'anno 2019-2020. Abbiamo radunato i nostri gruppi, vengono un po' da tutta l'Italia meridionale, ovviamente qualche comunità ha avuto difficoltà a rispondere, ma è bello ritrovarsi davanti a Sant'Alfonso per riflettere sulla giovinezza di Cristo. Cristo è vivo e ti rende giovane. Questo è un programma che interessa non soltanto i giovani, ma tutte le età. Abbiamo bisogno di ritrovare in Cristo il senso della vita, una spinta per un amore sempre più grande e generoso. Ci auguriamo con i giovani di percorrere ancora numerose tappe, ecco, che poi per il mese di luglio è previsto che approdino a un incontro internazionale in Slovacchia, a Bratislava. Auguri di pace, di gioia in Cristo giovane.